Caro Presidente Conte, ho letto il suo ultimo DPCM e tante cose non le ho capite, anche se qualche suo parlamentare si è affrettato a dire che è tutto chiaro, ma è un parlamentare anonimo di Messina che non vale la pena neanche nominare. Fatto sta che dal Presidente De Caro dell'Anci a tanti altri abbiamo tutti dei dubbi che ci auguriamo che nelle prossime ore lei chiarirà anche in relazione a quella che sarebbe il controllo della cosiddetta movida che lei nella sua conferenza stampa aveva attribuito a noi sindaci, poi in nottata ha cambiato idea, ma non è la prima volta. Fatto sta che rimane un vuoto operativo, come per quanto riguarda le scuole, perché avete voluto aprire a tutti i costi, perché la ministra della pubblica istruzione, come quasi una bambina viziata, ha puntato i piedi, però il risultato è sotto gli occhi di tutti, ma noi già ci eravamo attrezzati per modificare l'impostazione e nei prossimi giorni definiremo un nostro percorso, considerato che abbiamo capito, questo sì, che avete scaricato sui sindaci, sostanzialmente sul territorio, la responsabilità di scelte che non avete avuto le palle di assumere in ambito nazionale. Un'altra cosa l'ho capito, Presidente Conte, lei sta ammazzando una parte dei piccoli imprenditori e ha avuto e ha detto nella sua conferenza stampa che poi saranno ristorati. Beh, non ci fidiamo delle sue parole, tant'è vero che tra la sua conferenza stampa e il contenuto del DPCM ci sono state delle modifiche. Lei si è dimostrato inaffidabile e allora io pretendo da sindaco che non chiarisca, che mette immediatamente soldini e li trasferisca in automatico nei confronti di tutte queste piccole attività che con il suo DPCM ha chiuso. Tanta di questa gente a Messina è stata aiutata durante il lockdown da noi con la Messina Family Card e io, guardi, non esiterò a reintrodurlo, anzi devo capire una volta per tutte qual è questo danno comunque conseguenziale al suo DPCM che ci sarà, perché non posso far morire la gente e soprattutto non accetto questa ipocrisia istituzionale di non avere il coraggio di dire chiudete, ma di farli morire lentamente, perché con tutte le limitazioni che avete previsto rendete antieconomiche tutta una serie di attività e questo non è vergognoso, questo è deplorevole da parte di un Presidente del Consiglio dei Ministri. A molto presto, Presidente Conte, anzi ne approfitto per invitarla alla diretta che faremo il prossimo venerdì alle ore 18:30 su questa pagina, proprio per chiarire i punti oscuri di questo DPCM, ma soprattutto per presentare la nostra ordinanza, il nostro DPCM, per cercare di evitare i morti previsti dal suo DPCM, i morti riguardanti le attività economiche che saranno costrette a chiudere. Questo si chiama istigazione al suicidio, perché quelle limitazioni sono fatte da persone che non hanno mai amministrato un condominio e non si rendono neanche conto quindi di quelli che sono gli effetti economici di queste limitazioni. Mettete i soldi sul tavolo, i soldini sul tavolo, Presidente Conte, piuttosto che uccidere in modo così subdolo le nostre piccole imprese.